gente non si rende conto che cosa significa una guerra mondiale. Dovrebbero stare tutti qua. C'è bisogno di parlare di pace, basta vedere soltanto scene di guerra, ma dobbiamo vedere persone che si incontrano e condividono i valori. È importantissimo esserci oggi e far vedere che siamo tanti, perché nessuno lo dice che c'è gente che crede nella pace. Mai la guerra ha dato sollievo alla vita degli esseri umani, mai ha saputo guidare il loro cammino nella storia, né è riuscita a risolvere contrapposizioni. Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Siamo Noi. Queste sono le parole di Papa Francesco, sono le parole contenute nel suo messaggio per i 60 anni della lettera enciclica di Giovanni XXIII, Pacem in Terris, parole con cui il pontefice riporta lo sguardo verso la follia, l'insensatezza della guerra. Allora noi da qui vogliamo partire per guardare a questa guerra terribile che ormai dura da un anno e tre mesi alle porte dell'Europa, in Ucraina, ha fatto milioni di profughi, di sfollati, migliaia di vittime. Vogliamo capire cosa può sbloccare questa situazione e lo facciamo alla vigilia, ormai insomma sembra ormai assodato che ci sarà, della visita del presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. Domani nel nostro paese incontrerà Papa Francesco e a seguire dovrebbe incontrare anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni. Quindi insomma c'è tanto di cui parlare, su cui riflettere. Do il benvenuto ai nostri ospiti, a partire da Giuliano Giubilei, volto autorevole del servizio pubblico, che è qui con noi in studio. Giuliano, finalmente ciao, in presenza, ti abbiamo ritrovato, bentornato. Grazie. Do il benvenuto a Domenico Quirico, giornalista, scrittore, profondo conoscitore della realtà, anzi uso il plurale, delle realtà internazionali. Voglio ricordare due libri di Domenico Quirico: Guerra totale, la bancarotta bellicista, uscito per Neri Pozza, e poi ci tengo soprattutto a ricordare quest'altro libro, Quando il cielo non fa più paura, le storie della guerra per raccontare la pace, edito da Mondadori. Ecco, ci tengo a ricordarlo perché è indirizzato ai più giovani. Bentornato Domenico, Siamo Noi. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Allora, bentornato anche Don Renato Sacco del coordinamento di Pax Christi, grande amico del nostro programma. Bentrovati a voi, grazie, eccomi qua. Allora, Don Renato, io resto subito da te perché lo sappiamo, quante volte lo abbiamo ricordato anche con te qui in studio, che la pace resta ed è rimasta in quest'anno lunghissimo e tre mesi di guerra l'obiettivo supremo di Papa Francesco, che ha mantenuto tutte le porte aperte, ha messo a disposizione la diplomazia del Vaticano, si è parlato anche insistentemente di una missione per arrivare almeno a un cessate il fuoco, e adesso insomma la notizia che domani ci sarà in tutta probabilità questo incontro tra Papa Francesco e Volodymyr Zelensky. Si erano già incontrati nel 2020, ma in tutt'altro mondo, mi viene da dire. Che cosa ne pensi, Don Renato? Bah, non lo so, confesso che sono proprio un po' in difficoltà, non so, non sono un politico, mi verrebbe da dire, ma non è solo una battuta, boh, accendiamo una candela e speriamo, perché se viene poi strumentalizzato anche il Papa, leggevo qualche riflessione di Raniero Lavalle che mi sembra illuminato, guardiamo con speranza a tutto quello che può servire, ma se anche il Papa viene tirato via dal suo ruolo di essere pacificatore e, diciamo con una parola brutta, arruolato a una parte, e credo che diventi ancora più complicato. Io voglio sperare che si dicano cose importanti, che non vengano a dirle a noi giornalisti eccetera, ma che lavorino davvero, perché il problema, quello che dice il Papa, che noi dobbiamo fare nostro, è che le guerre bisogna finirle, e per finirle non bisogna alimentarle. Noi siamo sull'orlo di una guerra, di una catastrofe nucleare, e non si può più ragionare come se fosse la partita di calcio. Oggi c'è questo clima un po' calcistico, il Napoli però ha già vinto lo scudetto, non possiamo entrare nella discussione per chi fa il tifo, oppure quando qualcuno a me dice sei filo putiniano,
ho sufficiente documentazione per dire di non esserlo, sì, ma grazie. L'obiettivo è la pace, sì. Non chi vince la guerra. L'obiettivo è la pace. Allora Giuliano, Don Renato ha espresso, diciamo, la sua apprensione su come verrà interpretato questo incontro. Certamente, insomma, Zelensky rappresenta il paese aggredito e i richiami alla martoriata ucraina ci sono stati, insomma, cioè, continuamente da parte del Papa. Non sappiamo peraltro cosa bolle in pentola, magari c'è un'altra porta che si apre dall'altra parte. Papa Francesco ha sempre detto: andrò a Kiev se potrò andare anche a Mosca. Tu che cosa intravedi? Allora, in questi giorni si sono messi insieme una serie di segnali che per la prima volta ci possono far sperare, ha ragione lui a dire che bisogna accendere una candela, ovviamente, però intanto c'è questo incontro di domani del Papa, poi ieri si sono parlati a lungo per la prima volta dopo molto tempo i rappresentanti al massimo livello della sicurezza nazionale degli Stati Uniti e della Cina. Lunedì comincia questo viaggio in Europa dell'inviato cinese che andrà a Kiev, poi andrà in Polonia, in Germania e anche a Mosca. Insomma, ci sono alcuni segnali che possono far sperare che forse, non dico che siamo di fronte a una svolta, ma che forse, come dire, possiamo accendere quella candela, perché siamo a questo, su questo non c'è dubbio, con qualche briciolo di speranza in più. Io penso che anche l'incontro di domani di Roma possa essere importante e penso, tra l'altro, che questo Papa non può essere arruolato da nessuno. Hai ragione, di fatto siamo stati colti tutti di sorpresa, sì, e sì. Vado da Domenico, perché Domenico, ecco, momentaneamente, diciamo, spingo di lato l'incontro che avverrà in tutta probabilità domani, per tornare a guardare verso l'Ucraina e, diciamo, dalla nostra posizione, dal nostro osservatorio, diciamola pure, insomma, dalla nostra distanza di sicurezza da questa guerra terribile che fa migliaia di vittime, al momento l'impressione che abbiamo è che ci vorrebbe qualcosa di formidabile, una via d'uscita, una via di fuga formidabile, qualche strategia che ancora non vediamo. Sì, è vero, forse possiamo provare a accendere quella candela per sbloccare la situazione. Che cosa ne pensi, Domenico? Io non sono d'accordo che voglia qualcosa di formidabile. E non credo che neanche la candela sia l'unica via praticabile. Bisogna semplicemente cominciare a percorrere, come posso dire, l'abbecedario della diplomazia, che invece è stato totalmente negato. Devo riconoscere ai cinesi che in questa vicenda hanno tutt'altro che una parte imparziale, perché sono dichiaratamente a favore dell'idea putiniana del nuovo equilibrio del mondo, però il ministro degli esteri cinese ha detto una cosa che secondo me è fondamentale, cioè: io faccio un viaggio in Europa perché penso di poter avviare una trattativa per una tregua. Ecco, questa è la parola giusta. Inutile parlare di pace, la pace oggi è una parola sovrabbondante in questo putiferio. La pace è impraticabile, forse tra 10 anni, tra 50 anni, non lo so. Oggi bisogna partire da un obiettivo più piccolo, che è un cessate il fuoco di una settimana, di una tregua di 2 settimane, di un mese, e poi allargarla. Questa è la via della diplomazia. Però bisogna che qualcuno ci si metta, qualcuno che sia imparziale, cioè che non appartenga a nessuno dei due campi, ed è difficile trovarlo, perché in questo anno e più di guerra si è fatto di tutto per eliminare sia i luoghi sia i personaggi che potevano svolgere questa funzione, tolti quelli finti come Erdogan, che non sì. lavorava per se stesso, non certo per arrivare a qualche forma di cessate il fuoco. Ecco, si comincia di lì. Questo cammino della diplomazia, che porta a fermare per prima cosa i combattimenti, che sarebbe già un risultato. Grazie Domenico. Hai chiarito in maniera molto efficace il tuo pensiero. Allora, mettiamo sul tavolo anche questa parola tregua, cessate il fuoco, come un obiettivo diciamo più facile da raggiungere, più possibile almeno
così come stanno le cose. Vogliamo coinvolgervi da subito, quindi io faccio una sosta dal nostro Simone Lombardo. Allora, dunque, ormai è passato più di un anno di guerra. A che punto siamo, secondo voi? La pace è possibile o è solo utopia? Noi un'idea ce l'abbiamo, però vogliamo sentire un po' il vostro punto di vista. Quindi prendete il telefono, scriveteci su WhatsApp, perché il numero è attivo, 348 3070 345, questo è il nostro numero, ma se volete ci sono anche i social, Instagram, Facebook, Twitter, abbiamo anche una mail per voi e vi aspettiamo. Grazie Simone, la pace resta l'orizzonte cui tendere, insomma noi cerchiamo di cogliere le luci che insomma quella direzione ce la indicano in mezzo a tanta fitta oscurità. Adesso vorrei uscire dallo studio per raggiungere Vito De Torre, che si trova in un luogo particolarmente significativo, ma lascio che sia lui a spiegarci dov'è e perché è lì. Vito, intanto ti saluto. Sì, buon pomeriggio Gabriella, buon pomeriggio a tutti i telespettatori. Allora io mi trovo nella chiesetta adiacente al santuario di Villa Guardia, sono in provincia di Como. Vedete, questi volontari stanno caricando gli scatoloni, il deambulatore, sedie a rotelle, materiale sanitario, aiuti umanitari. Per la destinazione è l'Ucraina. Da qui, da questa chiesetta, grazie a questi gruppi di volontari che hanno fondato, chiamiamola un'associazione che si chiama Frontiere di Pace, sono partiti qualcosa come 20 viaggi verso l'Ucraina dall'inizio della guerra. Ogni mese, questo è il loro obiettivo, portano aiuti umanitari, e domani mattina alle 5 partiranno due furgoni guidati da volontari e andranno a Kherson. Ora Kherson è stato bombardato, l'unico supermercato aperto che era rimasto aperto, quindi capite benissimo l'importanza, veramente il punto fondamentale, ricevere questi aiuti umanitari. Allora vi restituisco la linea, Gabriella. Vedete, intanto ecco Domenico, uno dei volontari, sta caricando una sedia a rotella, alle mie spalle ci sono i ragazzi dell'oratorio, davvero tutta una comunità per aiutare l'Ucraina. Non si sono stancati, non si sono dimenticati di questa guerra, vanno avanti per aiutare chi sta soffrendo in Ucraina. Allora ti restituisco la linea, Gabriella, e poi torneremo qui a collegarci per intervistare chi domani mattina alle 5 partirà da qui, da Villa Guardia, per andare verso Kherson. Grazie, grazie Vito, torniamo presto da te. 20 viaggi, insomma, è un ragguardevole e importantissimo numero. Da alcune missioni umanitarie ha preso parte anche il nostro Don Renato Sacco, quindi tra poco su questo lo interpelliamo. Intanto però andiamo una manciata di minuti in pubblicità, poi rientriamo qui in studio e proseguiamo la nostra riflessione. Ecco, ci siamo rientrati in studio, lo abbiamo detto in apertura, è un anno e tre mesi che questa terribile guerra, questo massacro prosegue in Ucraina, alle porte dell'Europa, è qualcosa che ha cambiato il mondo come lo conoscevamo, che ha fatto saltare equilibri consolidati, che ha riproposto differenze drammatiche tra Est e Ovest. Noi stiamo provando a domandarci che cosa potrebbe oggi a sbloccare questa situazione e insomma riaccendere la speranza della pace o comunque di un cessate il fuoco in una partita sanguinosa che sembra senza fine. È importante continuare a manifestare vicinanza concreta, pratica al popolo ucraino. Allora io torno subito da Vito De Torre e dai suoi ospiti. Vito. Sì, io sono in compagnia di uno degli autisti che domani mattina alle 5 partirà. Come vedete qui si lavora col sorriso sulle labbra, certo. Però quello che farete domani, Domenico, è uno dei volontari, Donato, perdonami, è qualcosa insomma anche di molto delicato, perché sì, voi, ecco, se lo possiamo dire, voi non saprete se riuscirete ad arrivare a Kherson. Infatti, perché? È per la situazione che si sta creando lì in questo momento, lo sanno tutti quanti. Siete già stati a febbraio con un tir, perché voi ogni mese partite da qui, da Villa Guardia, vi siete posti questo obiettivo. Ogni mese ci sarà questo obiettivo che cercheremo di fare, ogni mese portare su del materiale sia a Kherson che a Kharkiv. Questa volta però è fondamentale, ma non sapete. Non sappiamo se la destinazione sarà raggiunta, faremo il possibile di arrivare in fondo, insomma. Non bisogna demoralizzarsi. Allora, Donato, intanto ci avviciniamo verso il furgone che voi state, nonostante la pioggia, state allestendo, state riempiendo con gli aiuti umanitari. Ecco, vedete, c'è l'altro autista con l'aiuto del nostro operatore Lucio Ciavola.
Franco che sta sistemando tutto. Ecco, dicevamo, non si sa, ecco, sta piovendo, ma insomma, certo, cerchiamo di andare avanti. Non si sa se riuscirete a partire. Ricordiamo che Kherson a partire non si sa ad arrivare. Comunque, qualora, siccome siamo in contatto diretto con autorità locali, che ci saranno loro a dirci ok, potete proseguire oppure ci sono dei problemi, meglio evitare. Ora questo dovesse capitare, sceglieremo una destinazione diversa. Però gente in Ucraina, l'ospedale di Kherson, che sta aspettando materiale che noi vediamo, le sedie a rotelle. Su questo furgone nello specifico ci sono caricati 10 letti d'ospedale che sono stati offerti da una casa di riposo della Valtellina, che appunto ha acquistato dei letti nuovi. Quelli dismessi li ha donati a noi, o meglio li ha donati alla parrocchia di Rebbio, dove il parroco è Don Giusto della Valle, che è il coordinatore di tutti i gruppi che fanno i viaggi o in Ucraina o in Polonia. Qui ci sono appunto scatolette, medicine, grazie Franco. Ecco, volevo tornare qui nella chiesetta dove ci sono i volontari per darvi, ecco, quest'ultima immagine di una comunità al lavoro. Centinaia di persone, ecco, grazie a Frontiere di Pace, che dall'inizio della guerra non si sono fermate un giorno, non si sono mai abituati all'idea di questa guerra e continuano a costruire la pace. Da qui, ecco, speriamo che questo sia anche di buon auspicio per questi primi contatti per la pace. Speriamo veramente che da qui si levi un messaggio importante, che si arrivi veramente ad una tregua, ad una pace. A te, Gabriella. Grazie Vito, e naturalmente un grazie a tutti i volontari per quello che continuano a fare. Don Renato, io vengo da te perché in questo lunghissimo anno e 3 mesi che tutto ha cambiato, veramente il movimento pacifista, con le sue varie anime, dopo ne parleremo, è riuscito a mantenere un corridoio aperto che ha consentito di, insomma, portare avanti tante missioni su e giù tra l'Ucraina e l'Italia, portando aiuti ma anche un sostegno psicologico forte, spirituale, anche a chi, insomma, la guerra assolutamente non la vuole fare. Penso, insomma, anche agli obiettori di coscienza. Don Renato. Sì, tra l'altro gli amici e le amiche di Como è anche il luogo dove era stato ucciso qualche anno fa Don Roberto Malgesini. È una terra ricca di testimonianze, di solidarietà, di accoglienza e di apertura. Sì, direi non solo da quando, dal 24 febbraio, ma anche prima, c'è una grande maggioranza, credo, di persone in Italia che si interrogano come mai, e a me verrebbe da dire, ma è possibile che qui ci troviamo sempre solo a parlare di guerra? A me piacerebbe essere invitato a poter parlare anche di cose belle. Invece siamo sempre qui a parlare sempre di più di guerra, di armi, di spese militari, del 2% del PIL, di nuovi missili, di nuovi aerei F-35, di bombe nucleari. E il Movimento per la Pace dice: così andiamo a sbattere. Lo dice Papa Francesco, bene, terza guerra mondiale in atto, il nucleare, questo tabù anche sulle armi nucleari. Poi vediamo che Putin le tira fuori, ci fanno paura, ma noi le abbiamo sul territorio, quante volte le ho dette qui. E abbiamo sempre, con, per esempio, penso a Stop the War Now, penso alla Rete Disarmo, ma non solo Pax Christi, a tante associazioni, e dire la prima cosa è di essere vicini alle vittime. E con Stop the War Now siamo andati 5 volte in Ucraina, sì. L'ultima, ne abbiamo parlato, sì, anche qui da te, proprio a Odessa e Mykolaiv, ma abbiamo incontrato anche e li abbiamo invitati obiettori di coscienza. Un amico lì a Mykolaiv ci diceva: oggi il mondo sembra puntare tutto su relazioni di forza, noi dobbiamo puntare sulla forza delle relazioni, sì, e le relazioni si fanno condividendo aiuti, ma anche condividendo scelte diverse che non sono solo quelle, Don Renato, di armi, armi. Sì, fammi coinvolgere anche Giuliano Giubilei, perché insomma hai messo tanti tasselli, aggiunto alla nostra riflessione, importanti, che dobbiamo necessariamente raccogliere, anche perché si è scavato un solco a tratti molto aspro tra le tante anime del movimento pacifista e chi, insomma, sostiene la necessità di continuare ad essere accanto al popolo ucraino
aiutandolo a difendersi, no? E questo scontro è stato particolarmente acceso ogni volta che si è dovuto decidere o rinnovare l'invio di armi in Ucraina. E insomma, è stato anche è un dibattito, uno scontro che spesso ha confuso l'opinione pubblica. Ma vedi, questo dibattito è viziato da un pregiudizio, secondo me. Come dice, giustamente diceva Don Sacco, tutti quelli che sono a favore della pace sono stati arruolati, diciamo, nell'esercito intellettuale, insomma, di Putin. E addirittura c'è il rischio che perfino il Papa venga, no, strumentalizzato in questa... Anche se tu ci hai detto che, insomma, Papa Francesco... Secondo me il Papa Francesco non può essere arruolato da nessuno, quindi Don Sacco può stare tranquillo. Perlomeno questa è la percezione che abbiamo dall'esterno, no, in qualche modo. E insomma, c'è questo... Insomma, sembra un luogo comune, questo pensiero dominante che ha un po' influenzato anche il dibattito che c'è intorno a questo tema, che è un tema importantissimo. Si può essere pacifisti senza, non per questo, essere necessariamente schierati con la Russia. Invece, soprattutto in Italia, si è fatta questa identificazione che è strumentale e fuorviante. Ovviamente, insomma, sì, i temi che sono stati introdotti sono tantissimi. Guarda, vorrei citare a proposito di quello che tu hai detto, le parole, perché rendono bene il tuo pensiero, del nostro Presidente della Repubblica, che ha detto dobbiamo contrastare la politica aggressiva della Russia, ma questo non significa distogliere lo sguardo dal raggiungimento di un approdo di pace. Le due cose non si contraddicono. Certo, e appunto il movimento pacifista è stato confuso strumentalmente e volutamente anche da, diciamo, dalla maggior parte della stampa italiana, con appunto uno strumento nelle mani della Russia, cosa che è inaccettabile e oltre che sbagliata, profondamente sbagliata. Basta vedere queste testimonianze che avete fatto vedere per capire che non si... Che non è così. E torno da Domenico Quirico, perché vorrei approfittare della tua competenza per provare a far capire a noi, al nostro pubblico anche, dove siamo esattamente adesso sul campo in Ucraina, cioè qual è veramente la situazione. Un giorno sì, un giorno no, leggiamo di una controffensiva imminente. Allora ti chiedo, premesso che forse qui non vince nessuno, chi vince, chi perde in questo momento e che cosa potrebbe portare una controffensiva? Diciamo, è difficile stabilire qual è esattamente la situazione sul campo, perché nessuno la conosce, in realtà non ci sono osservatori, perché i russi non hanno testimoni, come dire, esterni alla loro guerra e se la raccontano come vogliono. Gli ucraini fanno esattamente la stessa cosa, nonostante qualche anima buona sostenga di poter vedere tutto, di sapere tutto e di parlare con chiunque. Diciamo che la guerra da qualche mese si è sostanzialmente immobilizzata, è diventata una guerra di trincee, di artiglieria, diciamo, una cosa ahimè molto simile al massacro della prima guerra mondiale, in cui si avanza di 100 metri, di un chilometro, si torna indietro di due, poi si riguadagna, si combattono battaglie urbane in cui si lotta per conquistare la rovina di un condominio o un vicolo dove sono appostati dei cecchini degli altri. Quindi sostanzialmente la guerra è immobile e per questo determina una gigantesca quantità di perdite, ed è basata sulla quantità di artiglieria, di proiettili di artiglieria di cui uno dispone. Tant'è vero che il problema di quante munizioni diamo agli ucraini è diventato, come dire, quello di cui ci interroghiamo continuamente invece di chiederci quanti sono i morti. La controffensiva ucraina, non lo so, vediamo cosa porta. Sono imbottiti effettivamente di armamenti ultramoderni, hanno avuto tempo per addestrarsi. I russi francamente non sembrano particolarmente, come dire, efficaci sul campo di battaglia, però si sono trincerati, per cui sarà difficile scalzarli dalle loro posizioni, e se questa controffensiva ci sarà e quando ci sarà, il numero delle perdite aumenterà in modo Grazie, esponenziale. Grazie Domenico, resta tenace la speranza almeno di un cessate il fuoco, come dicevamo qualche istante fa. Noi ci dobbiamo fermare proprio una manciata di secondi per andare in pubblicità e poi rientriamo qui in studio. Vi vorremmo far sentire anche le voci del popolo pacifista, insomma, che si è raccolto sulle strade tra pochissimo, domenica scorsa.
Eccoci, siamo rientrati in studio. Dicevamo poco prima della pubblicità che domenica scorsa si è svolta una sorta di staffetta praticamente in tutta Italia che ha suscitato anche molto entusiasmo. L'idea originaria era del giornalista Michele Santoro e noi adesso vi proponiamo il racconto di Rosario Sardella. È una staffetta della pace, chiediamo la pace, chiediamo che i potenti si incontrino, non è che chiediamo, manifestiamo perché la guerra no. Penso che mandare le armi ormai sia inutile, all'inizio forse per aiutare questo popolo massacrato, poteva essere anche un'idea, ma dopo un anno e passa, cosa abbiamo ottenuto? Perché io sono interessata da una vita a questi colori per la pace, quest'anno a maggior ragione. Sicuramente non sarebbe mai intrapresa questa guerra se ci fosse stata una vera diplomazia. Parliamo solo di anni, anni, anni. È vero sì che è un paese che è stato invaso, per carità, non lo mettiamo in dubbio, però cerchiamo di avere una diplomazia. L'unica via di uscita è soltanto una posizione dell'intera Europa finalizzata al negoziato e non essere una, diciamo, un insieme di nazioni tutte asservite ai voleri belligeranti della NATO. La gente non si rende conto che cosa significa una guerra mondiale, ancora non ha capito bene, ancora vedi vanno in giro, vanno a fare i viaggi, mangiano, bevono, dovrebbero stare tutti qua. È stata organizzata da Michele Santoro questa staffetta per la pace e ci stiamo congiungendo con le persone per camminare per la pace, sui marciapiedi, con calma, senza dar fastidio a nessuno, però vogliamo che pacificamente si sviluppi un discorso di pace nel mondo. C'è bisogno di parlare di pace, basta vedere soltanto scene di guerra, ma dobbiamo vedere persone che si incontrano e condividono i valori. Dove vola l'avvoltoio? Siamo venuti ad aderire alla manifestazione e a spingerla, a sostenerla con i canti pacifisti. Esserci oggi e far vedere che siamo tanti, perché nessuno lo dice che c'è gente che crede nella pace e che vuole la pace, non vuole la guerra. Manifesto per il futuro di mio figlio. Il senso di questa staffetta secondo me è bellissimo, ho sentito amici in tutta Italia, dal nord al sud fino in Sicilia, e se la stanno facendo anche loro in contemporanea. Qua non dobbiamo trovare il vincitore, dobbiamo comunque finirla. Quando si ragionerà in questi termini forse ce la faremo. Don Renato, il popolo pacifista ha tante anime al proprio interno, spesso le posizioni sono differenti, quindi diciamo non ti chiedo tanto di raccontarcelo come tale, ma di provare a farci capire chi sono le persone che in questo momento vogliono, desiderano rispondere all'appello di scendere in piazza. Che idea ti sei fatto di questi mesi, di queste settimane in particolare? Ma innanzitutto dai dati che abbiamo, io non sono uno studioso, ma quelli che fanno le indagini, io credo che la maggioranza degli italiani, in modo diverso, poi c'è chi scende in piazza, chi partecipa a una cosa o meno, è maggioranza che vuole la pace. Sono, come accennava prima il giornalista in studio Giubilei, forse la politica, forse i mezzi di informazione, nonostante questo è la stragrande maggioranza della gente. Questa cosa di domenica è stata un'esperienza, ma non dimentichiamo abbiamo vissuto il 5 novembre 100.000 in piazza Roma, il 21 maggio ci sarà la Perugia Assisi, altre attività, io sono qui a Catania adesso, pur abitando Verbania, ho fatto l'Unità d'Italia venendo a chiedere scusa anche ai siciliani delle grosse responsabilità che il nord ha avuto con il sud Italia per parlare di pace, e credo che siano tanti quelli che vogliono la pace. Rete Italiana Pace Disarmo che rilancia la campagna per la messa al bando nucleari, per una difesa civile non armata e non violenta, Europe for Peace, tante attività. Allora c'è tanta gente che lavora, che non è come ci viene detto, siete un po' idealisti, siete fuori dalla realtà, bisogna essere concreti. Proprio perché siamo concreti e abbiamo visto che la guerra è quella roba lì,
alienumarazione, diceva il Papa nella Pacem in Terris, siamo concreti e diciamo con le armi nucleari, con il 2% del PIL alle armi, con l'invio delle armi in Ucraina. Se ho capito male, prima ero un po' disturbato quando l'amico Quirico collegato parlava di imparzialità, non di neutralità appunto, ma se noi ci coinvolgiamo con le armi non abbiamo l'autorevolezza di porre una trattativa politica, siamo perché siamo risucchiati questo, così siamo tornati a sottolinearlo. Domenico Quirico, in tanti si domandano ancora ma qual era l'obiettivo di Putin con questa guerra, qual è oggi, forse è cambiato e forse non è un obiettivo soltanto. Domenico, ma che cosa voleva e cosa vuole Putin, lo sa soltanto lui, al contrario di molta gente che sostiene di saperlo benissimo. Putin credo che non voglia qualche chilometro di Ucraina, di cui non saprebbe che farsene, visto che ha 11 fusi orari di territorio identico a quello dell'Ucraina, è molto più ricco di materie prime di quante sia l'Ucraina stessa. Putin vuole una, e non solo lui, anche la Cina e altri soggetti internazionali vogliono una ridiscussione degli equilibri di forza nel mondo, cioè degli equilibri che finora sono stati gestiti in modo monocratico dagli Stati Uniti d'America, che erano una superpotenza, ora sono una potenza come le altre, anzi direi sostanzialmente decadente sia dal punto di vista economico sia dal punto della forza militare, e questo esige quindi quello che vuole è una Yalta del XXI secolo in cui vengano ridistribuiti i rapporti di forza, che sono ancora quelli che ahimè regolano le relazioni internazionali, con buona pace di quelli che sostengono che ci sono delle regole, non ci sono regole, sono i rapporti di forza, e vuole una ridistribuzione di questi rapporti di forza, sedersi insieme a Biden e a Xi Jinping e dire questo è mio, questo è tuo, questa è una zona neutra dove ci facciamo la guerra senza scontrarci direttamente e vediamo chi è più bravo, questo vuole. Hai chiarito bene il tuo pensiero, Domenico, tuttavia diciamo per arrivare a questa ridistribuzione Putin ha aggredito con un esercito un paese libero e sovrano, questo non potremo mai dimenticarlo e non dobbiamo scordarlo. Come si fa ad arrivare, Giuliano, a un cessate il fuoco, anche a una guerra, se Putin la pace non la vuole? Ma allora intanto vediamo perché che perché c'è spesso tra gli autocrati e il loro popolo c'è uno scollamento e quei soldati che muoiono purtroppo sono spesso carne da macello. Forse dobbiamo sperare in questa iniziativa avviata dalla Cina che potrebbe portare a qualche risultato, no? La Cina sappiamo quanto tiene soprattutto anche agli aspetti economici delle dinamiche mondiali. Tra l'altro vorrei rapidamente citare Quirico in un articolo che ha scritto qualche giorno fa, che l'Occidente, distratto dalla guerra in Ucraina, sta lasciando tutto il resto del mondo alla Cina in particolare, alla Cina e alla Russia. Era un articolo molto lucido. Sì, esatto, soprattutto molto l'Africa. Approfondito. Quindi io... Allora, intanto, come diceva sempre Quirico all'inizio, dobbiamo sperare che qualche cosa si muova, no? Qualche cosa nel campo della diplomazia. Quindi forse questo incontro di domani di Zelensky col Papa può dare qualche risultato. Il viaggio in Europa dell'emissario dell'inviato cinese può dare qualcosa. Dobbiamo davvero, diciamo, aggrapparci a questi piccoli luci, insomma, in questo grande buio per sperare che si arrivi appunto a che cosa, magari a un cessate il fuoco, una situazione di tipo coreano per esempio, forse non so, quella è anche una cosa che qualche commentatore ritiene più probabile, sì, che congeli la situazione com'è ed affidare a futuri colloqui, diciamo, la soluzione. Ultima cosa telegrafica, sì, che voglio dire, siccome l'ha detto uno nel servizio che abbiamo visto, ancora una volta però è da rimarcare l'assenza dell'Europa in questo qui ci facciamo una puntata ritorniamo e cerchiamo di capire come l'Europa si è mossa. Sta ridiscutendo un nuovo pacchetto di sanzioni che colpisce anche alcune aziende cinesi che invece, come dire, in questi giorni di questo tocca occuparsene estensivamente con il tempo, diciamo, la diplomazia sta attenta anche a non dare fastidio nei momenti
diciamo, importante. Indubbiamente, abbiamo messo un titolo per una futura puntata e ti ringrazio, ringrazio Giuliano Giubilei, ringrazio Domenico Quirico, Don Renato Sacco che ci hanno accompagnato in questa riflessione, e prima di lasciarci vogliamo ritornare a ricordarvi la grande raccolta di fondi avviati dall'Associazione 30 Ore per la Vita per realizzare all'interno del Policlinico Gemelli di Roma una casa gratuita per le famiglie che sono costrette ad affrontare viaggi lunghi, costosi per seguire le cure dei propri figli. 45580 il numero solidale che abbiamo a disposizione proprio per sostenere questo progetto. Possiamo donare 2 euro con un sms oppure 5 o 10 euro chiamando questo stesso numero da rete fissa. Grazie alle donazioni raccolte in passato, 30 Ore per la Vita è riuscita a realizzare 5 case d'accoglienza completamente gratuite a Modena, a Pisa, a Napoli, 2 a Pescara. Il sogno è di realizzarne una anche a Roma, una struttura che come le altre non sarà solo punto d'accoglienza ma anche punto di promozione, di inclusione, di sperimentazione tecnologica per affrontare patologie spesso molto complesse. Anche noi possiamo contribuire a realizzare questo progetto di 30 ore per la vita, dunque doniamo subito con un sms o chiamando da rete fissa il numero 45580 oppure andando sul sito www.30ore.org. Il tuo aiuto conta moltissimo perché con la famiglia non divisa, la famiglia vicina, certamente la malattia sembra più lontana. Grazie a tutti e siamo noi torna dal lunedì al venerdì in questo studio alle 15:15. Grazie.